punti della battaglia del Bosporo. Prima di cominciare, io vorrei rivolgere un pensiero a Giovanni Salemi, colui che ha iniziato. Salutare la figlia Alda Salemi, non so dove. Salve, buonasera a te. Prima di cominciare con... Vabbè, facciamo prima tutti i ringraziamenti perché se no mi confondo la scaletta. Allora, io vorrei ringraziare il professore Vincenzo Pulì che è intervenuto prima in chiesa. Giovanni Di Cicco, dirigente scolastico dell'Istituto Garofalo di che vogliamo invitare qui per consegnargli un attestato di benemerito. Non c'è. Poi ha avuto una telefonata e è dovuto scappare via per un'urgenza. Non lo può ritirare lei a questo. Allora, grazie. Consegno a lei, grazie mille. Grazie, va bene, mille mani. Il mille non ci piace. Grazie a tutti. Poi ci ringrazio assai. Grazie mille. A lei per la conduzione del concerto, perché nonostante i problemi, i tempi ristretti, ho comunque mostrato la valentia dei tuoi ragazzi, cosa che chi ama ritenuto nelle passate edizioni ha già avuto modo di sperimentare. Complimenti a lei e attraverso lei a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concerto. Per la collaborazione prestata alla realizzazione dell'evento. Angelo o Nicola Monacella, volevo consegnare, scusami Carmen, per velocizzare, perché se no religiosa non c'è stata la possibilità di fare la sfilata, perdonateci, Giovanni Salemi è un ottimo organizzatore, io evidentemente non sono l'altezza, ma nonostante questo abbiamo tenere vivo il suo ricordo attraverso la sua creatura che è questo evento e qui diciamo, ha prestato la sua opera, il primo reggimento lì, e attraverso Nicola lo includiamo tutta l'associazione, certo. Con i nostri più sentiti ringraziamenti. Grazie. Dell'associazione. Sì, quindi... con Claudia Chiara, dell'Associazione Culturale Borbonica Terra di Lavoro, Claudio Santarelli, presidente.